Lanciate dai tetti presenta il nostro audio quotidiano. Buongiorno amici e amiche, buona domenica delle Palme 10 aprile 2022. In questa passione del Signore ascoltiamo e commentiamo il Vangelo di Luca, capitolo 22, versetti dal 14 al 56. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Tutti abbiamo fatto esperienza di un bacio. Il bacio è un segno di amore, per Giuda è segno di un amore incompreso. Ma è quel bacio dato a Gesù anche solo per tradimento che lo cambia e per quanto falso lo converte al punto di non sopportare più se stesso. Giuda con quel bacio ha scoperto chi è il Signore. Il bacio di Giuda inizialmente era un basium, distacco, un segnale traditore, ma poi si rivela essere un osculum, un bacio che gli ha permesso di conoscere Gesù al punto di capire il suo grande errore. Non ha avuto il tempo di purificarsi e capire che Dio non è solo grande, ma anche pieno di misericordia e perdono. Quando non capiamo questo del Signore, ci sentiamo giudicati e vogliamo morire. Quando invece riusciamo a baciare Gesù, a nutrirci di Lui e ci sforziamo di somigliargli, possiamo sentire quell'amore scorrerci dentro e sostenerci. Allora possiamo comprendere che la sua passione è energia che vuole raggiungerci e la sua croce è come un palo di corrente che porta quella vitalità fino a noi oggi, passando anche attraverso le nostre croci, sulle quali c'è l'amore di Dio che ci sostiene. Buona giornata a tutti!